Buonasera e benvenuti in questo evento. Grazie di essere con noi per l'inaugurazione di questa mostra dedicata al Liceo e alla sua creazione. Come si sa, negli occhi forse di tutto il mondo, l'immagine della Grecia si identifica tante volte a questo gioco luminoso dell'acqua, quelle case bianche o di pietra, quelle chiese, quelle statue ed idoli dell'Egeo. Ma per noi, parole come Santorini, Milos, Lesbo, Samos, Delo, Rodi, Castellorizo, non sono semplicemente nomi di luoghi, non sono solamente alcuni paesini o alcune spiagge, non sono un invito o un ricordo di una vacanza. Per noi l'Egeo è una parte integrale di una coscienza collettiva, è la riflessione di noi stessi, il paesaggio della nostra anima. Quella mostra però non è stata creata per far vedere quanto siamo meravigliosi o unici o quanto è importante la nostra storia o quanto la nostra storia, la nostra cultura ha segnato la storia della Terra, no. Stiate tranquilli. Il valore istruttivo di questa mostra si trova appunto alla consapevolezza della nostra piccolezza e della nostra transitorietà. Perché attraverso questa mostra possiamo capire che tutto il tempo che abbiamo vissuto sul Liceo, tutta questa storia nota a noi a decine dei secoli, questa civiltà di cui siamo tanto orgogliosi, non è alla fine che un insignificante episodio di una storia che non possiamo né vedere né controllare. L'Egeo è uno scenario che cambia con ritmi che noi non possiamo percepire. Uno scenario nel cui noi, la nostra storia e la nostra civiltà sono degli episodi passanti. Placche tettoniche si muovono, dai vulcani nascono isole. Mari si ritirano e riappaiono, foreste spariscono, montagne sommergono e in questo contesto l'uomo cerca di lasciare il suo segno, cambia l'ambiente e crea la sua civiltà. E questa è l'altra grande lezione di questa mostra, è quello che rende la nostra vita stupenda, quel continuo dialogo, a volte violento, a volte tanto creativo, tra l'uomo e la terra, tra l'effimero e l'eterno. E credo che questo confronto della mente umana con la forza della natura, delle civiltà di un'epoca, con l'immensa storia geologica della nostra terra, imponga da una parte il senso della misura, riveli però dall'altra il grande valore delle conquiste umane. Per concludere, non so se sono i materiali di un paese che tentano o definiscono la sua civiltà, ma so che tutta la vita e la cultura dell'Egeo si appoggiano giusto sui materiali delle sue isole e sono sicuro che girando per questa mostra e toccando con la propria mano la nascita di un mare così significativo si aiuterà a capire meglio che vuol dire natura, energia, vita o anche che vuol dire terra, storia, bellezza, che vuol dire cultura e materie prime di essa. In altre parole, che vuol dire Egeo? Grazie.